Con Roberta Castelluzzo, co-direttrice del Teatro Furio Camillo, per presentare Battiti, rassegna internazionale di circo teatro a Roma, al Teatro Furio Camillo, dal 12 novembre al 5 dicembre 2021. Ben trovata! Grazie, buongiorno, come va? Bene, voi? È sempre un piacere, siamo sempre felici di sentirvi. Noi tutto bene, siamo in grande fermento, in questo momento il Teatro Furio Camillo è proprio assolutamente in fermento. Dopo questo periodo di blocco abbiamo ricominciato così in maniera burrascosa e la rassegna Battiti è proprio sempre un turbine di energia, di persone che passano, artisti che vanno dappertutto. È molto bello, molto caotico e molto bello. La racconti a chi non la conosce questa rassegna? È nata con l'idea di far arrivare in Italia, qui a Roma, compagnie sia italiane che estere che avessero come priorità il racconto utilizzando tecniche di circo, quindi non spettacoli di circo puramente tecnici, puramente tradizionali, ma comunque con un forte impatto teatrale. Negli anni è sempre andata crescendo, adesso è diventata appunto una rassegna di 4 settimane, un intero mese, che tocca un po' tanti aspetti di questo mondo, quindi non solo spettacoli, ma anche workshop, mostra fotografica, incontri. Battiti ormai è diventato proprio un mese intenso di circo e di teatro, c'è un po' di tutto. Come si struttura? Che proposta c'è quest'anno? Alle 21 nel fine settimana ci sono sempre gli spettacoli adatti anche a bambini, volendo, però principalmente ad adulti, e sono tutti spettacoli appunto che alternano tecniche di acrobatica, giocoleria, equilibrismo. E partiamo dal 12 novembre con il cabaret, che ormai è tradizione che il cabaret della settimana dopo apra Battiti, ed è una serata molto particolare perché è una serata che è una reale fucina di artisti, alcuni giovani emergenti, altri anche di una certa fama, che in qualche maniera si relazionano con i più giovani, ed è un momento di sperimentazione e di presentazione di nuovi progetti. Poi andiamo avanti con La Vida Rosa, che è uno spettacolo soprattutto di acrobatica aerea. Tutti i fine settimana ci sono delle cose straordinarie e la domenica mattina l'appuntamento per i bambini, quindi sempre spettacoli di circo teatro, però dedicati ai più piccoli. Nel complesso quanti sono gli appuntamenti? 12 spettacoli più 6 workshop e più una mostra fotografica. Ci parli un po' in generale degli ospiti, degli eventi? Degli ospiti che aspettiamo veramente con grande gioia e li avremmo voluti già un paio di anni fa, ma sono state fermate purtroppo dalla pandemia che c'è stata, è la compagnia francese Genia, che porta uno spettacolo bellissimo di equilibrismo su corda molle e acrobatica su bicicletta. Lo spettacolo si chiama Jamais R3 ed è veramente uno spettacolo delicatissimo, allegro e molto intenso. E questo appunto sarà il giorno 20 novembre e la mattina del 21 ed è un appuntamento a cui teniamo tantissimo. Poi ci viene a trovare Federica Maffucci con la sua Zona Franca, uno spettacolo di clown straordinario il 27 novembre, e dalla Germania arriva Michela Samachi, originaria di Roma, artista straordinaria, una giocoliera, una ballerina di tip-tap che fa uno spettacolo veramente molto molto energico il 28 novembre, e poi anche offrirà dei workshop, delle lezioni. Veramente siamo felicissimi di averla con noi. Un altro artista che aspettavamo da tempo è Luigi Ciotta, con lo spettacolo del 19 novembre a Battoir Blues, presenta veramente un lavoro molto particolare sul consumo della carne, uno spettacolo molto molto critico, molto cinico, cattivissimo. Mi piace pensare che sia un artista senza pietà, e veramente è uno spettacolo da vedere, forse non particolarmente adatto ai bambini per il messaggio, forse troppo crudo, non lo so, però davvero molto necessario, per cui ve lo consiglio caldamente il 19 novembre. Poi abbiamo un paio di appuntamenti con Silvio Gioia, che è un artista anche lui del Lazio, ed è un artista che lavora soprattutto con luci e ombre, presenta spettacoli sia per bambini che per gli adulti il 14 novembre. E la rassegna si chiude poi con lo spettacolo della nostra compagnia, che è la compagnia Materia Viva, lo spettacolo Spaghetti, che oltre a essere uno spettacolo è anche un progetto sulle migrazioni. Quello che abbiamo voluto fare in questi 2 anni è dedicare proprio la nostra ricerca e il nostro lavoro a trovare un modo per raccontare le migrazioni nella loro forma più positiva e più necessaria. Vorremmo davvero che attraverso questo spettacolo, che parla dei primi del
500 arrivasse proprio un messaggio molto chiaro sul fatto che emigrare non solo è necessario, ma tutti dobbiamo farci carico dell'accoglienza e tutti dobbiamo farci carico della necessità dei popoli di migrare. Lo facciamo con uno spettacolo di circo teatro che ha dei toni differenti, più leggeri e più drammatici, e che speriamo possa arrivare a tutte le fasce di età, da bambini ad adulti. E con lo spettacolo Spaghetti appunto chiudiamo la rassegna il 5 dicembre. Alla rassegna è abbinata anche una mostra fotografica dedicata proprio a questo lavoro di ricerca e di creazione dello spettacolo Spaghetti, che è stato un lavoro veramente molto intenso, e affianco a noi ci sono stati anche altri artisti che hanno dedicato il loro percorso sempre allo studio delle migrazioni, alla ricerca sui confini, sui diritti dei rifugiati. È stato davvero un lavoro molto molto intenso, per cui ci piaceva concludere la rassegna Battiti con qualcosa di forte che sentiamo davvero l'esigenza di voler dire. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sicuramente consiglio il sito dedicato esclusivamente alla rassegna, che è rassegnabattiti.it. Abbiamo creato un sito specifico dove si potranno trovare foto, video e tutte le informazioni, tutti gli orari, sia sugli spettacoli che sui workshop, quindi rassegnabattiti.it. E poi sul nostro sito del Teatro Furio Camillo, teatrofuriocamillo.com, troverete comunque tutti gli appuntamenti anche riassunti. Noi siamo molto vicini alla metro Furio Camillo, per cui è facile venirci a trovare anche con i mezzi, è facile raggiungerci e vi aspettiamo veramente con grandissima gioia. Ottava edizione di Battiti, rassegna internazionale di circo teatro a Roma, Teatro Furio Camillo, dal 12 novembre al 5 dicembre 2021. Saluto e un ringraziamento alla codirettrice del Teatro Furio Camillo, Roberta Castelluzzo. A presto. Grazie a te, a presto, a prestissimo.